Mi dissero: sei un folle a proporre il Reiki ad offerta libera. Non verrai valorizzato perché in Occidente basso costo equivale a bassa qualità. Non è giusto farsi sfruttare e, oltretutto, in questo modo non rispetti la tradizione. Le solite scuse per giustificare le speculazioni sulla pelle degli ingenui, pensai. E poi, cosa sono giusto e sbagliato se non un fattore culturale? Nel 1776 a.C. Babilonia era la più grande città del mondo e Hammurabi il re babilonese più famoso, il più giusto dei giusti, tanto che anche dopo la sua morte le generazioni future si rifecero al suo codice di condotta per decretare giudizio, assoluzioni o condanne. Hammurabi divise i cittadini in tre categorie, gli uomini di rango, i comuni e gli schiavi. La legge però non era affatto uguale per tutti. Se un uomo di rango faceva un torto ad uno schiavo, quest'ultimo poteva chiedere un piccolo risarcimento, mentre al contrario il risarcimento dello schiavo in favore del cittadino di rango a parità di reato era molto più oneroso. Se un uomo di rango uccideva la figlia di un altro uomo di rango, quest'ultimo a propria volta poteva uccidere la figlia dell'assassino, quindi veniva punita una ragazza del tutto innocente anziché l'omicida. Eppure tutto questo per i babilonesi era giusto, poiché il codice di Hammurabi, a suo stesso dire, era stato dettato su ispirazione divina. Volete perciò continuare a parlarmi di tradizione? Dal mio punto di vista non è giusto speculare alacremente sui dolori e sull'ingenuità della povera gente e non c'è legge divina che possa farmi cambiare idea. Mi attengo alla tradizione quando la reputo sana e a beneficio di tutti, diversamente mi ribello. E, come si potrà notare, sono sempre di più coloro i quali, ragionando con la propria testa e non con i versetti di qualunque testo sacro, agiscono secondo i dettami della coscienza. Siamo mica in Babilonia qui. Tratto dal corso Reiki ad offerta libera dello studio Gayatri di Monza.